Ciao, sono Massimo Binelli, Mental Coach, e in questa pillola di coaching ti parlo di uno strumento molto potente, l'autovalutazione. Fin dal primo giorno di scuola ci è stato inculcato nel cervello un programma. E parlo di programma proprio come se la nostra mente fosse un computer, perché in realtà il cervello funziona realmente così. Tutte le nostre azioni, anche quelle apparentemente più naturali, più spontanee, più banali, dal vestirsi, al nutrirsi, al modo di lavorare, al modo di festeggiare, al credere in un'entità soprannaturale, in realtà sono frutto di una programmazione che parte da molto lontano, parte dai nostri genitori, per poi proseguire per tutta la vita, grazie ai condizionamenti dell'ambiente in cui viviamo, dal sistema educativo, dai condizionamenti della società in generale, degli amici che frequentiamo, delle persone che ci circondano. E il programma a cui mi sto riferendo in questa pillola in particolare è il programma della valutazione. Ora mi spiego meglio. Torno alla scuola, ai primi giorni di scuola. Tra i banchi ci hanno insegnato che dopo un qualsiasi compito, il pensierino delle elementari, l'interrogazione o il compito in classe delle superiori, l'esame all'università, la discussione della tesi di laurea, insomma, dopo ciascuna di queste azioni segue il giudizio di un'altra persona, un maestro, un professore, una commissione, e nessuno in questo percorso ci ha mai spiegato che oltre al giudizio esterno è altrettanto importante e fondamentale il nostro giudizio, la nostra autovalutazione, appunto. E cos'è l'autovalutazione? È la risposta che diamo a noi stessi a seguito delle nostre azioni, è il giudizio che diamo a seguito delle nostre aspettative, è in sostanza il feedback, per dirla all'inglese con un termine ormai perfettamente comprensibile, assimilato alla lingua italiana. E perché è così importante l'autovalutazione? E cosa c'entra il coaching con l'autovalutazione? Te lo spiego, è importante perché soltanto noi stessi e nessun altro meglio di noi possiamo sapere da dove siamo partiti e possiamo sapere se il punto in cui siamo arrivati dopo aver svolto quella determinata attività ci soddisfa e quanto ci soddisfa. In più, e questo è veramente importante, il fatto di osservarci, quindi di spostare l'attenzione dal giudizio esterno al giudizio interno, coinvolgendo tutti i nostri sensi, mentre stiamo svolgendo quella prova, quel compito o quell'esercizio, fa sì che spariscano quelle tensioni, quelle paure che nascono nel momento in cui appunto temiamo il giudizio esterno. E quindi questo porta ad un aumento dell'efficacia della nostra azione. Vuoi un esempio? Prova per un attimo a spostare la tua attenzione sulle tensioni delle spalle, sul collo, e prova ad esempio a dare un giudizio. Quanto sono rilassate le tue spalle? Quanto sono rilassati i muscoli del tuo collo? Da 1 a 10. Ora, il fatto stesso che per un attimo tu abbia spostato l'attenzione dalle mie parole ai muscoli del tuo collo, ai muscoli delle spalle, ai muscoli come lo sternocleidomastoideo, come i trapezi, sapevi di avere questi muscoli, vero? Bene, il fatto stesso, ripeto, di aver spostato l'attenzione e di aver spinto il tuo punto di osservazione all'interno fa sì che immediatamente tu acquisisca consapevolezza del tuo corpo, consapevolezza di questi muscoli e le tensioni presenti sicuramente in quel momento, in quella zona, immediatamente iniziano a sparire. Come si applica l'autovalutazione a un compito importante da svolgere, a un esercizio ginnico al quale segue il giudizio di una giuria, a una prova mentale, a una prova fisica di qualunque genere? Intanto ti do qualche indicazione.
Però subito dopo aver ascoltato questa pillola ti invito a visitare il sito massimobinelli.it, a cliccare su risorse gratuite ed a scaricare la scheda di autovalutazione, che è uno strumento molto potente che ho progettato proprio per mettere in pratica questi insegnamenti. È un regalo prezioso, credimi, quindi approfittane subito. L'indicazione preliminare che ti do, ed è quella di cui ho parlato nel corso di questa spiegazione, è quella di partire dal tuo qui ed ora, quindi di partire ad esempio dalle tensioni di cui abbiamo appena parlato, di dare un voto alla tua aspettativa, quindi cosa ti aspetti da ciò che stai per fare. Consiglio di usare una scala semplice, per esempio da 1 a 10. Bene, la tua aspettativa per quello che stai per fare, in base alla tua preparazione, al momento, alla condizione fisica e a tutto il resto, è ad esempio 7. Bene, poi svolgi quel compito, affronti quella prova, dimenticando del giudizio esterno e concentrandoti solo sul tuo giudizio interno. Al termine ti dai un voto e lo metti a raffronto con le aspettative. Quindi tu sei il giudice di te stesso, tu sei in grado di stabilire se ciò che hai fatto risponde alle tue aspettative. È un metodo molto importante, perché il fatto stesso di definire le aspettative e di misurare i progressi permette di ottenere in breve tempo dei miglioramenti straordinari. Ho usato non a caso il verbo misurare, perché se ricordi la pillola di coaching sugli obiettivi SMART, se non l'hai vista magari rivedile, approfittane ora, la M sta proprio per misurabile. Quindi il fatto di definire un obiettivo in termini di aspettative e di definirlo in modo misurabile fa sì che la tua consapevolezza sia veramente forte su quello che stai facendo. Tutto questo strumento, se non fosse gratis, mi porterebbe a dirti la famosa frase soddisfatti o rimborsati, ma aggiungo qualcosa io. Se non riesci ad applicare il metodo esattamente così come ti ho spiegato e come poi troverai una guida sulla scheda che scaricherai, contattami e a questo punto facciamo una sessione di coaching gratuita, quindi è un regalo ulteriore. Ti ho parlato del mio sito massimobinelli.it, ti invito, oltre a visitare la sezione risorse gratuite, anche a visitare il mio blog e ad iscriverti per ricevere ogni settimana una pillola di coaching con tanti suggerimenti utili per la tua crescita personale. Altri due suggerimenti: se ancora non sei iscritto al mio canale YouTube, ti consiglio di farlo per non perdere le notifiche di ogni nuovo video inserito. E a proposito di video, se questo che stai guardando ti è piaciuto, fallo sapere a chi lo guarderà dopo di te lasciando un mi piace appena hai finito di ascoltarmi. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento alla prossima pillola di coaching. Ciao!